No, voi lo sapete come la penso io, che non parlo mai di sti signori perché, ripeto, non voglio dare alibi ai miei giocatori, però innanzitutto voglio fare un applauso ai miei giocatori perché in una situazione così difficile sono riusciti a sfoderare una prestazione spettacolare. Poi ci stanno degli errori individuali che magari paghi a caro prezzo, però avremmo avuto almeno 7-8 palle gol per vincere questa partita. Poi il resto l'ha fatto quel signore lì, cioè, delle cose inammissibili perché non si può, cioè, in due occasioni fallo sul nostro giocatore da munizione dell'avversario, il nostro giocatore cerca di divincolarsi per continuare l'azione e ammonisce tutti e due. Cioè, in due occasioni è successo questo, no? Oltre ai discorsi, no? Delle maglie strappate, vabbè, poi quello è un altro coso, io sto dalla panchina, non posso vedere se è rigore o meno, però mi fa pure la battuta, no? I suoi giocatori misti devono imparare a rimanere in piedi. Gli ho detto scusa signore, forse abbiamo avuto il Covid, siamo deboli e caschiamo, però le magliette da soli non ce le strappiamo sicuramente. Mister, penalizzati fortemente dal Covid, sarebbe un'ingiustizia non andare a fare i playoff dopo quello che avete fatto. No, ma noi ci proviamo, ci abbiamo provato anche oggi. Detto, faccio un applauso ai miei giocatori perché anche nel primo tempo siamo rientrati in svantaggio di due gol con tutte le problematiche. Ho detto, non facciamo le vittime, pensiamo solo esclusivamente a giocare perché abbiamo la possibilità di recuperare questa partita. Sono encomiabili perché danno tutto quello che hanno e anche di più, cioè ragazzi che non si sono allenati perché hanno avuto il Covid, hanno fatto una partita intera di 90 minuti. Questi ragazzi sono da elogiare e mi dispiacerebbe davvero tanto non raggiungere questo traguardo perché se lo meritano loro prima di tutti. Quindi noi continueremo a lottare fino alla fine e faremo l'impossibile per arrivarci. Mister Moscone, dall'1-2 a Pineto all'1-2 a Castelnuovo, in terra abruzzese, una nuova fortuna. Sì, porta bene. No, noi penso abbiamo fatto una buona partita. Primo tempo magari potevamo chiuderla, poi secondo tempo ci siamo complicati la vita. Loro sono una buona squadra. Noi quest'anno è il campionato proprio delle occasioni perse, perché non siamo mai riusciti a fare il salto di qualità. Sicuramente per sfortuna, ma anche per demerito, gli episodi, magari gol presi balordi, e abbiamo aperto partite come all'andata a Castelnuovo, una partita finita, però ormai è andata, dobbiamo chiudere bene la stagione, ma soprattutto per dignità nostra e per la classifica, dobbiamo chiudere più alti possibile. Sì, primo tempo, magari come detto prima, potremmo chiuderla. Noi siamo una squadra giovane, tra virgolette, una squadra giovane, manca un po' di esperienza. Detto, è stata, magari questa è stata la partita quando hai raggiunto la salvezza, come dici giustamente te, sei un attimino più tranquillo, puoi giocare tranquillamente. Ma ti assicuro, noi abbiamo fatto sempre buone prestazioni, ci è mancato un pizzico di fortuna per fare il salto di qualità. È una stagione che l'abbiamo portato dentro, dove dovremmo migliorare, però è una stagione sfalsata per il Covid, che è stata dura veramente.